sono collegato in diretta con Alessandro Marescotti di Peace Link per parlare di Ilva, parlare ancora una volta di Ilva. Marescotti, una giornata storica l'avete definita? Certamente una giornata storica, prima di tutto perché questo è il più importante, più grande processo che si è mai svolto in Italia per disastro ambientale. La portata, i numeri del disastro parlano da soli. Si parla di 386 morti in 13 anni, un eccesso di tumori, di malattie respiratorie che sono accertate non solamente nelle perizie della magistratura, ma che sono anche confermate negli studi dell'Istituto Superiore della Sanità, con lo studio Sentieri. Abbiamo inoltre una importante pista che è stata seguita la magistratura di Taranto, cioè quella del collegamento fra politica e disastro ambientale. Per queste due ragioni, per l'ampiezza dei numeri, per l'impatto che ha avuto questa vicenda e per il fatto che ci sono di mezzo anche dei politici, per questo tutto il mio giudizio ci sembra molto importante, ci sembra una questione veramente centrale per la nazione. Lo è la questione Ilva per la sua complessità, per l'impatto sull'economia, ma parallelamente lo è anche per tutti questi aspetti che non riguardano direttamente l'economia, ma che riguardano la salute dei cittadini. Ecco Marescotti, scusi, le volevo appunto chiedere, parlare di Ilva non è mai facile, anche perché come diceva lei la politica è legata a doppio filo a questo problema, se non altro per i numerosi posti di lavoro che comporterebbe intervenire seriamente sull'Ilva, però è di questi giorni il caso Crocetta, insomma un insospettabile. Cosa pensate del fatto che in un modo o nell'altro, anche piuttosto grave, Nichi Vendola, il segretario di Sinistra Ecologia e Libertà, è coinvolto in questa storia? Io non mi voglio esprimere sull'aspetto del processo, nel senso che sono questioni che dovranno valutare i magistrati, se lui ha violato o non ha violato la legge. La cosa però che ci interessa mettere a fuoco è che Nichi Vendola, per tutta una serie di esperienze che abbiamo avuto noi come movimenti, come associazioni, Nichi Vendola non ha avuto un buon rapporto con Taranto e con i movimenti che hanno cercato di porre un freno a questa situazione. Ci sono stati dei notevoli problemi, non solamente di comunicazione, ma di problemi importantissimi quando poi si è arrivati a definire quelle che erano le regole che Ilva doveva rispettare per l'autorizzazione integrata ambientale. Quando nel 2011 la regione Puglia firma la produzione integrata ambientale del ministro Prestigiacomo e dice che è una svolta storica, è lì che si crea una rottura tra noi e Nichi Vendola. In questa vicenda appunto sono coinvolte categorie sospettabilissime ed anche totalmente insospettabili, penso sacerdoti, ministri dell'ambiente. Come si esce dal problema Taranto e soprattutto dopo questa vittoria del movimento, voi sono anni che seguite la questione da vicino, cosa si aspetta per il futuro, anche se magari è difficile parlarne sin d'ora? L'Ilva venga chiusa così come è successo a Genova. Ci aspettiamo cioè che la Repubblica Italiana valuti la vita delle persone in un unico modo e che se produrre acciaio inquinando e mettendo a repentaglio in pericolo la salute e la vita dei cittadini era a Genova una cosa che portava a chiudere la realtà, questa scelta parallelamente dovrebbe essere fatta anche per Taranto, perché ricordo che a Taranto l'Ilva è ancora più grande di quella di Genova ed è stata trasferita a Taranto
non abitabile, una zona alla Chernobyl, giusto per intenderci, perché i veleni depositati sul suolo che non consentono il pascolo, i veleni che stanno andando in profondità nella falda renderanno questa situazione via via sempre più drammatica e sempre più critica. A chiudere con una battuta, Mare Scotti. Lo Stato, la magistratura in questo caso, ha salvato, seppur in parte, l'onore? Sì, abbiamo scritto nel suo comunicato. Lo Stato è stato salvato e forse anche la stessa democrazia, la fiducia nello Stato e nel principio di uguaglianza che è la base della democrazia è stato salvato dalla magistratura. La magistratura non ha guardato in faccia nessuno, ha detto chi deve pagare pagherà e sono stati messi sotto processo i potenti, quelli che una volta erano considerati gli intoccabili. Da questo punto di vista veramente va resa la magistratura una garanzia, va considerata la magistratura una garanzia per la stessa democrazia, perché noi abbiamo notato che a Taranto lì dove riuscivamo a dire una legge, quindi ha fatta un'altra legge, è stato ben 8 leggi per rendere legale ciò che non lo era, e se la magistratura intervenendo in questa maniera così coraggiosa ha rinviato a giudizio e attualmente si sta come posso dire impegnando perché i centri pericolosi non continuino a funzionare, se questo viene fatto da un pezzo dello Stato, cioè dalla magistratura, questa è una cosa molto importante perché vuol dire che i cittadini possono continuare ad avere fiducia nello Stato, ma in quello Stato che è rappresentato da chi deve far applicare la legge e non da chi fa invece sempre nuove leggi per rendere legale ciò che prima non lo era. Bene, chiarissimo. Grazie Mare Scotti da parte di tutta la redazione di Libera TV per aver voluto parlare con noi, per la disponibilità. In bocca al lupo e buon lavoro.